C'è una grande letteratura. Infatti io vengo accusato molto spesso di aver fatto più il poliziotto che il magistrato. Questione di lana caprina, aria fritta. La verità è un'altra. La magistratura si divide in due grandi branche. La magistratura penale e la magistratura civile, d'accordo, ma la magistratura penale si divide in due grandi branche. La magistratura inquirente e la magistratura giudicante. Io ho fatto sempre magistratura inquirente. La magistratura inquirente è quella che fa le indagini, una volta che succede un reato, cerca di scoprire chi è l'autore e quali sono le prove. Al termine di questa inchiesta propone o l'archiviazione perché o non c'è il reato o non ci sono gli autori, o il rinvio a giudizio perché ci sono i reati e ci sono gli autori. Poi c'è la magistratura giudicante. Io non ho fatto mai magistratura giudicante, ho fatto sempre magistratura inquirente. Prima della magistratura inquirente ho fatto il poliziotto. Il poliziotto che cosa fa? Il poliziotto direttamente o su delega della magistratura inquirente cerca le prove e cerca i colpevoli in relazione a un reato che accade. Vedono il morto, vedono la rapina in una banca e così via. Quindi, quando io da magistrato sono passato a poliziotto, sono passato né più né meno che a coordinare come magistrato le indagini che facevo prima da poliziotto. Oh, allora, il nuovo codice di procedura penale, che ne dicono sti sapientoni, che dice una cosa il poliziotto e una cosa il magistrato, il nuovo codice di procedura penale mette al primo posto il coordinamento delle indagini al magistrato inquirente. Ora, il magistrato inquirente lo si può fare in due modi, uno facendo il notaio e l'altro facendo il coordinatore delle indagini. Io ho scelto questo secondo modo. E mi hanno accusato per questo, ma io lo rivendico. E siccome non vorrei fare teoria, faccio un paio di esempi alla Di Pietrese. Ve lo ricordate l'inchiesta Mani Pulite? Come nasce l'inchiesta Mani Pulite? Con Mario Chiesa, che viene trovato con 7 milioni di lire in saccoccia, nel mentre l'imprenditore glielo dà e noi lo registriamo e lo fotografiamo in diretta. Ve lo ricordate tutto questo? Se il Di Pietro di allora avesse fatto il magistrato inquirente barra notaio, che cosa doveva fare? Una cosa molto semplice: andava in ufficio, faceva il capo di imputazione di tentata concussione per 7 milioni di lire, lo mandava al giudice giudicante, alla magistratura giudicante, la quale gli dava a Chiesa 6 mesi col patteggiamento, arrivederci e grazie, e finiva lì. Questo è il magistrato inquirente notaio, cioè quello che recepisce il fatto così come verificato e lo manda al giudice chiedendo la pena. Il magistrato inquirente cosa ha fatto? Il magistrato inquirente Di Pietro, quando ha visto che questa ha preso i 7 milioni, ha detto: ma non è che questo ne ha fatto qualche altro, fammi andare a vedere nei suoi conti correnti bancari, fammi andare a vedere nei suoi rapporti con le altre imprese che ha avuto nell'esercizio delle sue funzioni. Sono andato a scartabellare nelle altre imprese, sono andato a scartabellare nelle altre banche e ho trovato 14 miliardi di lire che ballavano. Allora, invece di rinviare a giudizio solo Chiesa, sono andato a vedere chi gli aveva dato questi altri soldi. Quando sono andato a vedere chi gli aveva dato questi altri soldi, che erano tante ditte, sono andato da queste ditte e ho visto, invece di accontentarmi dei soldi che hai dato a Mario Chiesa, visto che tu per vincere gli appalti paghi le tangenti, a quanti altri Mario Chiesa hai pagato le tangenti? Io credo che questo sia il lavoro del magistrato inquirente. Cioè scoprire le carte, andare a vedere sotto il tappeto, non accontentarsi del fiorellino che appare all'esterno. Se tu trovi una banda di rapinatori che escono o da una banda di sequestratori che hanno sequestrato una persona, li arresti. Ma la prima cosa che vai a vedere, visto che questo fanno di mestiere, che non hanno fatto altri sequestri, allora cerchi di capire se quelle armi che sono state usate per quel sequestro, per quella rapina, sono state usate per altre rapine, quelle impronte digitali che sono state usate per quel sequestro e quella rapina sono state trovate in altre rapine, perché questo fa l'inquirente. Allora, dire che Di Pietro sia stato
è un poliziotto e non un magistrato, è una ponzana mostruosa, perché io non sono stato un magistrato giudicante, sono stato un magistrato inquirente e applicando il codice alla lettera ho fatto il coordinatore della polizia giudiziaria, dando indicazioni. D'altronde, andate a vedere oggi sul giornale, il giornale di oggi che oggi mi attacca come al solito, fa due pagine per dire che il magistrato Di Pietro, quando era in vacanza alle Seychelles, si è messo a indagare sul latitante. E allora? Se uno è un magistrato e anche se sta in vacanza e viene a sapere che c'è un latitante e ci sono dei cittadini italiani che lo stanno favorendo, la prima cosa che fa, da cittadino dovrebbe farlo, quello che ho fatto io, ho visto chi li stavano favorendo, ho individuato degli elementi per trovarlo, appena tornato dalle Seychelles ho relazionato al capo ufficio, ho mandato gli atti alla procura competente per poter fare le indagini. Se fossi stato semplicemente un notaio, me ne stavo panciolle al sole e prendevo il sole. Oggi mi accusano di non essere stato panciolle al sole a prendere il sole in vacanza, ma già che avevo scoperto che c'era qualcuno che commetteva un reato, italiani che favorivano un latitante, mi sono permesso di esercitare un dovere. Io lo rivendico quel di cui mi accusano, è questo che si deve capire, ma in questa televisione di Stato, in questa situazione informativa, si fa far passare per anomalo il mio comportamento, quando è anomalo il comportamento di chi si gira all'altra parte, è anomalo il comportamento del magistrato che sta contento di quello che gli viene messo sotto gli occhi. Bolzaneto, anche nelle accuse e nelle condanne che ha ricevuto la polizia, non sarebbe uscito fuori se non ci fosse stato un magistrato indipendente che andava a vedere come stavano i fatti. Perché se tu ti accontenti solo di quelle che ti arriva, a volte ti arriva tutto, ma a volte ti arriva metà.